un carabiniere comincia disubbidendo, non cerca gli autori del sequestro Sorsi, cerca le Brigate Rosse. Così il giudice Giancarlo Caselli racconta Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il generale dei carabinieri è stato uno dei maggiori artefici della sconfitta del terrorismo negli anni 70. Dal modello organizzativo di Dalla Chiesa, quello del nucleo speciale antiterrorismo, parte l'idea di costituire, 10 anni dopo, il reparto operativo speciale dei carabinieri. I ROS sono noti per le loro brillanti operazioni contro mafia e terrorismo, ma sono stati anche trascinati nella polvere da processi che si sono risolti con l'assoluzione degli imputati. L'accusa più infamante li voleva attori della presunta trattativa Stato-mafia. La sentenza della Cassazione, che ha fatto cadere ogni accusa, coincide con i 30 anni dalla fondazione del reparto, una brigata speciale nella lotta al terrorismo e alle grandi organizzazioni criminali. Comandante, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, ben arrivato al ROS. Grazie. Questa è la nostra sede. Quindi 30 anni dei ROS. 30 anni abbiamo ottenuto risultati di grande prestigio, di grande rilievo nel contrasto alla criminalità mafiosa e al terrorismo interno ed internazionale. Oggi, per esempio, la strategia di contrasto nazionale più importante che stiamo portando avanti è quella contro l'Ndrangheta. L'Ndrangheta è in tante regioni italiane e all'estero. La minaccia terroristica, e soprattutto quella di matrice religiosa, nell'ultimo periodo non si è affievolita, cioè faccio riferimento ad Al-Qaeda e all'ISIS. Cioè, noi siamo ormai convinti che un attacco terroristico in grande stile, stile Mumbai, stile Bataclan a Parigi o gli attacchi in Spagna o in Inghilterra oggi sono di difficile attuazione. Allora noi possiamo intervenire soltanto nella fase della radicalizzazione, individuando i radicalizzati, attraverso anche lo studio del web, attraverso quelle che sono le frequentazioni di siti particolari o di partecipazione a particolari forme di collegamento attraverso i social oppure attraverso il cosiddetto web nascosto, il dark web. Allora, anticipare con l'iniziativa e quindi con lo studio dello strumento utilizzato la condotta dei nostri indagati. Gli scambi che ci sono attraverso il web per i pagamenti di controvalore, per i traffici di stupefacenti, di armi. Quindi non si perseguono i singoli reati, ma si cerca di inquadrare i fatti delittuosi in un contesto di interesse.